Un processo, quello al militare Tucci, accusato di violenza sessuale, che fa storia in qualche modo in Italia. Un processo molto significativo, primo perché per la prima volta dopo tanti anni un centro antiviolenza, e quello dell'Aquila in particolar modo, è stato ammesso come parte civile. E processo significativo perché si è concluso con una sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato una sentenza, a mio avviso, molto importante, una sentenza che ha affermato la responsabilità penale di Tuccia, soprattutto rispetto al reato di violenza sessuale, un reato che si è cercato di dimostrare insussistente, perché si è cercato in tutti e tre i gradi di giudizio di stabilire che la persona offesa dal reato avesse prestato il consenso alla pratica sessuale in realtà imposta da Tuccia. Le donne continuano a morire, basta ricordare che il 2014 si è concluso con 154 donne uccise per mano di mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati. Un aspetto che l'ha colpita in questo processo, che lei ha seguito fin dall'origine, è quello del ritorno, della messa in discussione della moralità della donna in questi casi. Questo processo, come tutti i processi per stupro in Italia, ha evidenziato come la linea adottata dalla difesa parte sempre dal presupposto di indagare e analizzare la vita della persona offesa, quindi della donna. È la vita della donna che viene messa sotto processo, è la vita della donna, il suo stile, le sue abitudini, i suoi comportamenti che sono analizzati, indagati per poi essere veramente processati. Quanto è importante la presenza di un centro antiviolenza in un territorio, in una città, per dar voce alle donne nel denunciare casi di violenze, stupri, stalking, abusi? L'unica differenza l'abbiamo segnata noi, perché nell'unico processo in cui si è sentita la voce della donna offesa, che ha ribadito il suo diritto a dire di no sempre e comunque, anche di poterlo dire, è stato il processo in cui noi siamo stati parte civile.